Riccardo Borbei, vicepresidente del CONI, oggi giornata nazionale dello sport, una grande festa qui in Regione Zambarlette. Sì, indubbiamente anche quest'anno è da 15 anni che facciamo questo momento di incontro, di promozione, di diffusione dello sport. Sport che il CONI promuove insieme all'USL, insieme alle amministrazioni comunali e regionali. Pertanto è un momento importante, è un momento dove si va in queste belle aree e si lancia un po' quello che è un messaggio che lo sport deve fare, e il CONI in questo momento a livello nazionale e regionale ne è promotore. Pertanto io corro, io cammino, io pedalo, e sono i tre slogan che quest'anno il CONI ha promosso insieme all'USL. E voglio dire sport salute, sport regole e sport promozione. Questi sono un po' anche gli altri slogan che noi vogliamo fare in questa giornata. Pertanto è una giornata che il tempo ci aiuta, e indubbiamente in questa bella area credo che sia un valore aggiunto che lo sport offre in questo momento. Qual è lo stato di salute dello sport valdostano, facendo un po' un bilancio? Ma noi dobbiamo dire, l'ha detto un personaggio importante, il presidente del CONI nazionale Malagò, la Valle d'Aosta è all'avanguardia per lo sport. Lo sport non è il primo, il calcio, ma sono gli sport invernali. Però comunque la Valle d'Aosta ha veramente un tasso alto di promozione dello sport, e questo possiamo esserne fieri. Non dobbiamo fermarci, dobbiamo continuare a dire che lo sport è salute, ma lo sport è anche regole di vita. Mi approfitta. A Giorgio Galli, USL, abbiamo insomma appena parlato con Riccardo Borbei del CONI, dice lo sport è salute. Non puoi che confermare. Qual è il ruolo ovviamente dell'attività sportiva nell'ambito della vostra attività di sensibilizzazione? Beh, lo sport è assolutamente salute. Il nostro ruolo è quello di promuovere la salute, non soltanto di curare. Quindi la promozione dei corretti stili di vita è assolutamente importante, e questo vuol dire proseguire nelle campagne che stiamo facendo sulla corretta alimentazione, sul bere con intelligenza e soprattutto sul fare quotidianamente o comunque con una certa periodicità attività fisica. E quando parliamo di attività fisica non parliamo di attività agonistica, parliamo semplicemente di movimento fisico. Oggi qui abbiamo dimostrato che con una corsettina amatoriale, con una pedalata tranquilla o con una bella camminata possiamo comunque affrontare un'attività fisica molto importante per noi, senza per necessariamente essere dei campioni o degli agonisti. Dicevamo prevenzione, in questo la Valle d'Aosta è abbastanza all'avanguardia, ecco. Beh, sulla prevenzione la Valle d'Aosta si sta dando da fare moltissimo, non soltanto nel campo sportivo ma in tutti i generi. Nella fattispecie, visto che oggi siamo qui per promuovere l'attività sportiva, ricordo che siamo arrivati alla 15ª edizione di Chi si ferma è perduto, questo è lo slogan che noi avevamo coniato allora. E piccolo così punta di orgoglio, siamo partiti prima che il governo istituisse la giornata nazionale dello sport, un anno prima eravamo partiti noi. Ma è importante essere presenti.